torno a casa a mille. Buongiorno Eugenio. Buongiorno. Ho portato un caffè caldo. Andiamo. Eugenio. Buongiorno. Buongiorno. Te l'aspettavi questa uscita? L'uscita in semifinale era, parlando con gli altri nel loft, l'ho sempre detto, sarebbe stata un'uscita assurda. Non ci saremmo aspettati l'uscita di nessuno a questo punto, quindi. Vabbè, sì, effettivamente. È stato uno scontro con i Buda tra due mondi completamente diversi, quindi mi sento che è andato avanti quello che insomma forse si meritava, ecco, di stare in finale. Vedo tutto abbastanza giusto nel senso che la gente ha scelto, poi i giudici hanno dato delle motivazioni. Io sono veramente, veramente contento, molto contento di in ogni fatto. Caso del percorso. Sì, sì. Ti senti un po' sollevato perché ti ho visto nell'ultimo periodo un po' così. Ma, sì, si è parlato di quest'ultimo periodo un sacco di volte. In verità io ci ho avuto un attimo uno scompenso per il penultimo live della sesta. Ok. In verità è stata una giornata no. Hai previsioni per quando torni a casa? Voglio festeggiare questo traguardo, questa mia vittoria, perché questa è stata. Beh sì. È stata una mia vittoria personale rispetto a una storia che a livello musicale non è andata quasi mai come pensavo, come volevo. E poi a un certo punto X Factor di colpo e sto bel percorso che è finito, ma sono molto contento. Ma sta iniziando qualcosa. Ma sta iniziando, esatto.